La gestione sostenibile delle acque, sfide ed opportunità, è uno dei due argomenti della nuova puntata di Agricoltura Veneta. Benvenuti, siamo a Mestre e a breve sentiremo e vedremo questo pomeriggio di studio organizzato dalla CEDI Venezia. La seconda parte invece del nostro appuntamento sarà dedicato al florovivaismo, alle difficoltà ma anche alle opportunità, con la giornata di Chieti in Fiore che è stata organizzata dalla CEA di Padova. Allora adesso incominciamo con la presidente di CEA Venezia, Federica Senno. Presidente, perché avete organizzato questo pomeriggio di studio? Perché avevamo bisogno di confrontarci con quelli che sono gli attori della questione che riguarda la gestione delle acque, per capire appunto quelle che sono le progettualità da mettere in campo per affrontare questo problema. Siamo molto preoccupati ed è proprio per questo che abbiamo bisogno di fare massa critica e vedere la gestione delle acque con una visione estremamente ampia, abbandonare l'idea campanilistica che l'acqua sia solo nostra e ad uso e beneficio nostro, ma che sia appunto un bene comune che venga tutelato e utilizzato in maniera ottimale ed efficiente da tutti. Ma cosa possono fare gli agricoltori? Ad esempio accettare il miglioramento genetico delle piante? Sì, questa è sicuramente una strada che bisognerà percorrere per far sì che le nostre piante abbiano bisogno di sempre meno acqua, proprio per aumentare la produttività e anche per appunto far fronte a questi cambiamenti climatici. Grazie Presidente, adesso noi ci vediamo i titoli e poi cominciamo con i consorzi di bonifica. Prevenire la siccità dei prossimi mesi senza sconvolgere gli equilibri idrogeologici. Il confronto CEA Mestre, dove tra bacini di laminazione e irrigazione a goccia non si sono trascurate le conseguenze per l'alimentazione delle falde. Giovani, fiori, culture e solidarietà nel Ghetto in Fiore organizzato da CEA Padova, e tra i visitatori anche il Vescovo di Padova, che ha ricevuto in dono una cospicua fornitura di prodotti agricoli per le cucine economiche popolari. Due bandi da 16 e 18 milioni di euro per sostenere l'agricoltura della montagna veneta, aperti fino al prossimo 15 maggio, finanzieranno il mantenimento dei pascoli ma anche gli allevamenti di alta quota. Zampettando, la nuova rubrica di Agricoltura Veneta questa settimana si occupa di cani. Con il dottor Diego Cattarossi impariamo a fare l'adozione giusta per la famiglia tra esemplari da compagnia e da difesa. Temperature ancora ballerine impongono a chi ha già fatto l'orto di pensare anche ad un tunnel. Con Adriano Favaretto impariamo a costruircelo con qualche tondino di ferro, del nylon e le immancabili clips. Niente abbattimenti, cani addestrati, pastori o reti elettrificate. Per l'agrifoglio di questo mese la soluzione per i lupi è il prosecco, e nella vignetta satirica di questo mese Beppe Fantin punta tutto, come dire, sulla socialità del vino. Francesco Cazzaro rappresenta i 10 consorzi di bonifica del Veneto. Senta Presidente, una volta dovevate controllare di gestire l'acqua in più che abbiamo in Veneto, adesso invece vi dovete trovare a trovare l'acqua che non c'è più. Come fare? Ci dobbiamo adattare a seguire molto anche la parte irrigua, cosa che del resto molti consorzi in Veneto già fanno. In realtà abbiamo visto che i numeri dicono che più o meno, anno più anno meno, la parte di acqua che cade dal cielo è sempre la stessa. Il problema è che ci sono lunghi periodi siccitosi e quando piove moltissimo, e questo è deleterio perché l'acqua che cade principalmente va a mare. Noi abbiamo proposto di immagazzinare l'acqua dove è possibile, quindi nelle cave dismesse o che possono essere utilizzate per tale scopo, ma anche poi nella ampliare la capacità di portata, per esempio, dei canali e dei fiumi, con per esempio degli invasi che possono contenere l'acqua nei momenti di picco, quando piove molto, e far da laminazione e mantenerla e conservarla per quando poi può servire. Questo è un sistema, diciamo, multifunzionale, che non ha solo come obiettivo quello della gestione dell'acqua ma anche dell'ambiente nel nostro territorio in senso più lato. È difficile cambiare il clima, credo sia impossibile, però adattarci sì, e risolvere le problematiche che ci si presentano di fronte credo sia doveroso.
doveroso da parte di chi ha a cuore il benessere dei cittadini. Quindi senta, ai nostri agricoltori cosa dire? Scommettiamo comunque nella coltivazione? Io sono fiducioso, bisognerà però ponderare. Dovremmo rimettere in campo quei sistemi di regolazione a turnazione in modo da distribuire l'acqua nel territorio e che arrivi nel miglior modo possibile, anche tenendo conto delle culture in atto. Quindi bisognerà stare 100.000 volte più attenti ancora, perché tutta l'acqua finisca a chi ha bisogno di irrigare veramente per produrre cibo, insomma. Grazie Presidente, adesso le notizie. La Giunta del Veneto ha disposto l'apertura di due bandi specificamente dedicati alle aree montane per un importo complessivo di 34 milioni di euro cofinanziati dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione. Il primo intervento, per il quale sono stati attivati 16 milioni di euro, è dedicato a sostenere la gestione dei pascoli permanenti. Possono accedervi gli agricoltori ed enti pubblici gestori di aziende agricole. La scadenza è il 15 maggio 2023. Il secondo bando sostiene i maggiori costi in montagna per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento. Le risorse stanziate ammontano a 18 milioni di euro. La scadenza, anche in questo caso, è il 15 maggio 2023. Nei prossimi 5 anni la politica di sviluppo rurale in Veneto potrà contare su una dotazione finanziaria complessiva di 824,6 milioni di euro, che sosterrà l'attuazione di 44 diversi interventi con priorità per i giovani, la sostenibilità, l'innovazione, la vivibilità delle zone rurali e il sostegno delle aree più fragili. La Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, a larga maggioranza, ha escluso gli allevamenti bovini dalla nuova direttiva europea sulle emissioni industriali e ha eliminato ulteriori oneri per suini e pollame. Ora tocca alla Commissione Ambiente, competente in materia, che terrà nella dovuta considerazione la suddetta deliberazione in occasione del voto a fine maggio. Gli agricoltori sono continuamente impegnati a ridurre l'impatto ambientale delle loro attività con pratiche sostenibili, tanto che oggi in Europa l'incidenza degli allevamenti sulle emissioni complessive si colloca fra il 7 e il 10%, ancora meglio fa l'Italia, dove le emissioni di CO2 derivanti dalla zootecnia rappresentano il 5,2% del totale. 1 miliardo di euro dal Ministero dell'Agricoltura per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici e interventi accessori sui tetti di fabbricati agricoli. Prevede contributi fino all'80% e il parziale superamento del limite dell'autoconsumo, puntando sulla condivisione fra più aziende agricole. Il testo del decreto sarà ora trasmesso alla Commissione europea per la relativa autorizzazione, a cui seguirà la pubblicazione del bando. A dicembre era già stato emanato un primo bando attraverso il quale sono state assegnate risorse pari a circa 500 milioni di euro ad oltre 7.000 imprese beneficiarie. L'intervento si pone all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e vuole favorire interventi per l'autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare. Diminuisce il numero di aziende agricole nei paesi UE dal 2005 al 2020, un declino di circa 37%. Quasi dimezzate le aziende agricole in Romania e Polonia, meno 600.000 in Italia, dove è calato drasticamente il numero di aziende cerealicole, di orticoltura sottoserra, di frutta, di vigneti ma anche di allevamenti. Nonostante i cali, nel 2020 l'Italia era ancora leader in Europa per numero di aziende che coltivavano ulivi, vigneti e colture permanenti varie. Si è concluso il convegno dedicato all'acqua, siamo con il Presidente Veneto Gian Michele Passerini. Presidente, quindi che cosa si devono aspettare gli agricoltori in termini di gestione dell'acqua? È chiaro che bisogna trovare dei sistemi per gestirla, per trattenerla, per infiltrarla. Questa è l'unica soluzione in cui abbiamo avvicinata poi anche quella che è la parte di gestione dell'acqua, di utilizzare mezzi meno dispersivi. Allora, gli impianti a pressione devono stare oppure bisogna centellinare anche quelli perché altrimenti non alimentano le falde? È chiaro che oggi qual è la prevalenza? È quella di poter fare agricoltura, quella di poter dare l'acqua alle piante. Dopodiché abbiamo anche il tema delle falde. Bisogna
mettere a disposizione degli strumenti e delle strategie che ci permettano di trattenerla, di immagazzinarla, ma allo stesso tempo di renderla fruibile attraverso le falde. Esistono le tecniche, probabilmente sì, le migliori teste si devono riunire e trovare quelle che sono le soluzioni. E va fatto in un ambito, voglio dire, anche di ragionamento rispetto all'approvvigionamento che hai, rispetto anche al consumo che hai, lo diceva bene la Regione Veneto, dobbiamo calcolare quanti ettari dobbiamo fornire, in che punto dobbiamo situare gli invasi, se esistono già degli invasi con determinate caratteristiche come possono essere le cave o se poi dobbiamo utilizzare degli strumenti ulteriori. Ecco, e per ultimo, chi paga? Ne vogliamo uscire da questa situazione sapendo che comunque il clima è cambiato, è innegabile, abbiamo una necessità, comunque una grande responsabilità, che è quella di produrre derrate alimentari, lo avete visto cosa è successo dopo la guerra dell'Ucraina, ma allo stesso contesto abbiamo anche la necessità di trattenere quella CO2 che attraverso ad esempio le produzioni vegetali riusciamo ad immagazzinare e quindi a trattenere e a emetterne meno in atmosfera. Paradossalmente noi abbiamo bisogno di aumentare quelle che sono le rese dei nostri delle nostre produzioni agricole. Ma allora i soldi del PNRR che dicono essere in bilico? Noi siamo uno Stato fondatore della Comunità Europea, siamo uno Stato membro, credo che ci possa essere data e concessa anche una dilazione in termini di tempo affinché riusciamo a mettere in pista quelle che sono le strategie migliori, i progetti migliori proprio per rendere alta il livello di qualità di spesa delle risorse del PNRR. Grazie Presidente Passerini, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte, ripartiamo da Padova. Dei gerani per la seconda parte di Agricoltura Veneta, ci siamo trasferiti a Padova, siamo nel ghetto per la 22esima edizione di Ghetto in Fiore, manifestazione di CIA Padova che noi stiamo seguendo da diversi anni. Qui per fare anche il punto della situazione per quanto riguarda le aziende padovane e venete, siamo con Emilio Cappellari che è vicepresidente di CIA Padova. In provincia di Padova abbiamo più di 436 aziende per un totale di 740 ettari dedicati al florovivaismo, ma c'è anche ortofrutta e viticoltura. La pandemia è stato un duro colpo, adesso stiamo cercando di risollevarci, purtroppo però la fauna selvatica e la siccità sono due problematiche che rendono molto arduo a fare impresa e impresa agricola al giorno d'oggi. In questa 22esima edizione voi avete fatto anche un'iniziativa solidale con le cucine economiche popolari qui di Padova. Sì, noi annualmente doniamo alla diocesi di Padova i prodotti del nostro territorio e oggi abbiamo voluto donarli al Vescovo Cipolla. E le cucine economiche popolari hanno la richiesta di essere aiutate da oltre 300 persone ogni giorno, e a mezzogiorno un po' meno alla sera, e questo credo che sia un segno di un aiuto, ecco, di cui proprio c'è bisogno, ed è bello che una città si esprima così, anche se prevalentemente è la Chiesa che si sta attivando, ma lo facciamo anche dando il merito a tutta la città, perché effettivamente i cristiani sono tutti cittadini, quindi occorre vivere insieme come un regalo che la città fa a chi è povero e chi è in difficoltà. Un'iniziativa toccante e soprattutto un'iniziativa che vede la Chiesa presente nei vostri stand qui in mezzo al ghetto. Sì, assolutamente, noi per questo ringraziamo veramente di cuore il Vescovo Cipolla per la sua presenza qui oggi. Grazie, adesso è il momento del nostro Adriano Favaretto. Oggi parliamo ancora dell'orto e vi parliamo come proteggere le piante dagli sbalzi termici. Cosa sono gli sbalzi termici? La burrascata che si passa dai 18-20 gradi durante il giorno e si scende a 5-7 gradi durante la notte. Questi sbalzi termici certamente danneggiano un po' le piante, li bloccano lo sviluppo, quindi si inciola. Qui ci troviamo di fronte ai piselli trapiantati circa 20 giorni fa, un mese fa. Come vedete, le foglie hanno subito lo sbalzo termico. Questo che ha fatto sì che sarà manco fiori e anche manco visi. Quindi il primo consiglio qual è? Quello del tor naturalmente le piante di riva staglion, cioè fra 15 e 20 giorni. Pomodoro, melanzane, peperoni, eccetera, eccetera. Altrimenti, se gavia combina che avvisa tolte, dovete proteggerle. E ora cosa femo? La protezione cominciamo a farci in casa. O gavi qualche amico che ha dei ferri, che ha un'impresa, che ha dei tocchi di ferro, vi pieghè un arco in base alla combina e si piantano questi qui a distanza di un metro e mezzo uno dall'altro. Qui ad esempio ho messo giù delle zucchine e bisogna proteggerle ancora.
Quindi ecco, le mettiamo giù, è così. Dopo cosa serve ancora? Serve un buon nylon. Oh, mi raccomando, non utilizzate il tessuto o non tessuto o teide sbianchizzare. Questo è un nylon consistente. Come si copre? Da una parte lasciatelo un po' abbondante in modo da piegarlo su se stesso in modo che rimanga riparato, soprattutto la parte rivolta a nord, diciamo, no? E lasciate aperto alla fine la parte sud in modo che si entra e passa un po' di aria. Per fissarli, questi in commercio trovate questi chips qua e si fissa. Chiaramente ad ogni arco ci vogliono dei chips per fissare il nylon, altrimenti diventa una ballerina e il vento vi porta via. Come vedete, fate prendere un po' di aria al nylon così si solleva e lo tirate fino all'ultimo arco che voi dovete coprire. Col nylon abbiamo risolto i problemi di sbalzi di temperatura, però non smettiamo se dargli acqua. Allora, alzate, vi fate aiutare da qualcuno magari, tirate un po' su e poi bagnate col bagnafiori o con una gomma, come volete, pian pianino. Questa operazione qua ogni 2-3 giorni lo dovete fare, insomma, perché qui non prende mica pioggia. Eccola. Certamente potete approfittarne anche di mettere giù delle piantine di insalata, il basilico, il prezzemolo, il sedano, che vanno ancora coperti. Come sempre, mi raccomando, fai un bel lavoro. E alla presentazione di questa 22esima edizione c'è anche l'assessore al commercio di Padova, Antonio Bressa. Devo dire che c'è sempre più voglia di agricoltura anche in città, lo vediamo perché tutte le iniziative che portano i prodotti del nostro territorio qui in città sono premiate dalla presenza di tante persone. Lo facciamo permettendo anche tanti cittadini, turisti che sempre di più frequentano Padova di scoprire sempre più un luogo che è particolarmente affascinante, magico, qual è il ghetto con un'antica storia alle proprie spalle. Dobbiamo ringraziare i commercianti che tengono viva questa zona tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno e che sono i primi promotori, assieme in questo caso alla CIA, di iniziative che ci aiutano a valorizzare la nostra città. Quanto conta l'agricoltura per la vostra provincia? È sicuramente un settore di traino, il settore florovivaistico nel territorio, nella zona di Saonara, è un nostro fiore all'occhiello, un'eccellenza che esportiamo a livello non soltanto nazionale, che poi negli ultimi anni si è molto specializzato, anche agganciato a dei settori specifici della nostra università, per cui è sicuramente un comparto dell'agricoltura molto importante, ma non posso non dirvi che il settore vitivinicolo e la produzione di olio dei nostri colli è sicuramente un marchio che ci identifica a livello internazionale. E mentre vediamo la sinagoga con rito tedesco, siamo con Valentina Bassan di Il Padova Ghetto. L'associazione Il Padova Ghetto, da quando è nata, ha proprio a cuore l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che portino i cittadini e i turisti a vivere positivamente le strade del ghetto. Quindi questa collaborazione con CIA l'abbiamo fortemente desiderata, perché insomma siamo felici che gli agricoltori possano venire qui ad esporre i loro prodotti, a ricordare quanto importante è il settore primario per la vita di ognuno di noi. Inoltre questo ci dà l'opportunità di avere per una giornata fiori, piante, quindi colori e vita, prodotti diversi rispetto a quelli che noi ovviamente vendiamo nelle nostre botteghe. Siamo sempre felici anche di ospitare queste manifestazioni perché si creano delle nuove collaborazioni anche con i singoli imprenditori agricoli che vengono qui. Possiamo dire che questo è, diciamo, un centro commerciale che ha sicuramente almeno 3 secoli. Qui nelle strade del ghetto il commercio c'è davvero da diversi secoli, quindi noi siamo ancora felici che sia così anche oggi. Grazie, adesso è il momento del nostro Renzo Gatto. È tempo di fragole, fragole e asparagi. Oggi parliamo di fragole. Il nome botanico è Fragaria vesca ed è originaria dell'Europa, sembra. La prima particolarità è che noi pensiamo di mangiare il frutto mangiando la fragola. In realtà noi mangiamo il ricettacolo fiorale che si è via via ingrossato e imbibito. I frutti della fragola sono quei
quelle semini esterni giallognoli che vediamo. Perché ci interessa? Beh, a parte il fatto che ha poche calorie, perché 100 grammi di fragole danno circa 30 calorie, ma quello che è importante è che ha un alto contenuto di vitamina C, un alto contenuto di quercitina e altre sostanze, tra cui gli ellagiotannini, che sono molto importanti perché, come dire, sono degli agenti che possono in qualche modo prevenire i tumori. E è stato ormai confermato che agiscono anche, in particolare gli ellagiotannini, proprio nel ridurre la possibilità che un tumore possa espandersi. Per cui, attenzione, non possiamo utilizzarle come antitumorale, ma per diminuire il rischio di ammalarci. Non ci sono tisane da fare con le fragole. Le fragole vanno consumate fresche, anche perché quando noi, che so, facciamo la torta con le fragole, facciamo le marmellate con le fragole, beh, lì di contenuto di quercitina, di questi ellagiotannini, ce ne sono veramente poche, perché con il calore questi vengono distrutti. La fragola possiede anche una buona attività antinfiammatoria a livello generale, però per ottenere questi effetti bisogna consumarne parecchio. Un consiglio: le ultime analisi condotte negli Stati Uniti per quanto riguarda la presenza di pesticidi e inquinanti nella frutta e nella verdura, la fragola è risultata al primo posto. Per cui il consiglio che do è quello di coltivarvela a casa su un bel vaso. Le fragole buone e sane. Termino con una curiosità. Quando noi tagliamo una fragola, veniamo subito inondati dall'odore tipico di questo frutto, da questo buon odore. I romani, che apprezzavano molto questo frutto e che per primi hanno scoperto l'effetto medicamentoso, cioè antinfiammatorio, hanno dato a questo frutto appunto il nome fragrans, cioè odore, e da qui il nome fragola. E adesso sentiamo la voce di chi espone qui a Ghetto in Fiore, Gloria Pagliuca, apicoltrice. Voi avevate la specializzazione del miele di Barena, qui non lo vediamo quest'anno, perché? Il miele di Barena si fa diciamo tra la metà di luglio e la fine di agosto, quindi dei periodi che sono molto caldi, e il fiore di Barena tra l'altro è molto piccolo, e quindi anche quando se ne fa, è un miele di nicchia, se ne fa molto poco. Con queste premesse dico che anche quest'anno non so come potrà essere, se riusciremo ad avere ancora il nostro miele di Barena. Qual è il miele che in questo momento va di più? In questo momento è l'erba medica. L'erba medica perché è un energizzante. Diciamo che fino a poco tempo fa c'era il miele di tilio, il miele di castagno, che andavano bene per le affezioni di stagione, e invece adesso stiamo tornando ad esempio alla miele di tarassaco, che è un depurativo, un protettore del fegato. Non solo fiori qui a Ghetto in Fiore, ma anche, come potremmo dire, opere di bene, nel senso di bene per le piante, con Umberto Facchin, 28 anni, di professione potatore in corda. Sì, e non solo, anche operatore per endoterapia, è il trattamento che viene fatto all'interno del tronco della pianta, e oltre a questo facciamo anche delle prove di stabilità, quindi oltre alla cura della pianta si va anche a valutare lo stato di salute, la propensione al cedimento. Qual è la pianta che hai salvato e di cui vai orgoglioso? Diciamo che non ce n'è una in particolare, ogni volta quando si vede che una pianta si riprende è sempre una soddisfazione, insomma, indipendentemente che sia una pianta di poco valore o meno. Ed infine con il giovane Enrico Corazza parliamo di floricoltura. Ma è vero che è cambiato un po' la percezione anche della clientela? Ad esempio vanno molto di più le piante grasse perché consumano meno acqua. Certi preferiscono piante che hanno quell'accortezza in più rispetto agli altri anni di prendere piante che resistono di più al secco, all'asciutto. Il geranio è sempre la migliore pianta, perché comunque non ha grandi esigenze idriche, è molto resistente, ha tante qualità, insomma. Sono Diego Cattarossi, medico veterinario. Oggi siamo qua con Abby e Goldie, le mie cagnolone. Sono due cani di razza Rottweiler. Siamo qua perché spesso si sente parlare di razze pericolose, di razze killer, di cani che non possono essere adottati. Liste di proscrizione, è stato fatto alcuni anni fa un decreto, ricorderete circa, in cui si diceva che alcune razze non potevano essere detenute. Vorrei rispondere a queste domande dicendo che il cane resta il migliore amico dell'uomo,
e è stato selezionato nel corso degli anni in 400 razze circa. Tra questi abbiamo dei cani, come i Rottweiler ad esempio, che sono stati selezionati per la guardia e la difesa. Sono cani pericolosi? No, non sono ingiustificatamente pericolosi. Non aggrediscono senza un motivo. Certo è che se viene violato il loro territorio o se vedono a rischio la salute delle persone alle quali sono affezionati, come i loro proprietari, possono sviluppare un'attività aggressiva di morso e la loro potenza di morso quasi sempre dà dei danni importanti. Quindi non esistono delle razze killer. Senz'altro esistono delle razze che non sono per tutti, ovvero ogni situazione familiare dovrebbe consigliare l'adozione di una razza rispetto a un'altra. Cani da combattimento come i Pitbull, cani da guardia e difesa come i Doberman, i Rottweiler, i cani da pastore tedesco, sono animali, diciamo così, non per tutti e quindi prima di scegliere quale razza adottare sarebbe molto importante fare una chiacchierata o con un medico veterinario, ce ne sono anche alcuni specializzati nel comportamento animale, oppure con figure come l'educatore cinofilo, l'addestratore, che meglio di chiunque altro conoscono la tipologia di ogni razza e sanno come consigliare al meglio i primi passi da fare quando si porti a casa un cucciolo, perché oltre alla scelta della razza poi è fondamentale come viene socializzato nel primo anno di vita e hanno sicuramente bisogno di un proprietario con un po' di polso che li sappia gestire, che abbia una forte leadership ai loro occhi e che quindi risulti un, passatemi il termine, capobranco affidabile. E per la conclusione di questa puntata siamo con il direttore di CIA Veneto, Maurizio Antonini. Direttore, nella prima parte abbiamo visto quell'incontro che avete organizzato per l'acqua, per il futuro dell'acqua. Oggi grossi investimenti gli agricoltori stanno facendo per i metodi di irrigazione, metodi goccia, ma metodi anche aspersione. Quindi dare la possibilità dell'utilizzo dell'acqua a quelle piante nel momento in cui necessitano l'acqua. E quindi ecco, investimenti importanti che gli agricoltori stanno facendo per l'utilizzo sempre più scrupoloso dell'acqua. Questo naturalmente in sintonia anche con le richieste dell'Europa. La politica agricola comune, la PAC, va nella direzione dell'utilizzo ambientale, ma gli agricoltori, vede, sono quelli che creano il paesaggio e difendono il territorio. Quindi agli agricoltori oggi gli viene chiesto un grande senso di responsabilità per la riduzione di fitofarmaci, per la riduzione di concimi. Ricordo che in Italia si è già ridotto negli ultimi 10 anni il 30% dell'utilizzo di fitofarmaci e in quella direzione gli agricoltori stanno andando avanti anche nei prossimi anni. Poi c'è questa iniziativa che diciamo è un po' un segnale importante alla catena distributiva. Accorciare la filiera dà la possibilità agli agricoltori di avere un reddito maggiore per non solo per la produzione ma anche per tutela del territorio, perché noi cercheremo sempre di più nelle nostre politiche di accorciare la filiera. Non è possibile che oggi al prezzo finale solo il 10% va agli agricoltori. Accorciare la filiera è una prima risposta, sono le risposte che ci agricoltori italiani vuole dare a tutto il sistema. Poi noi qui abbiamo visto tanti volti giovani. L'agricoltura veneta è giovane, continuerà ad esserlo? L'agricoltura veneta è giovane, quindi noi dobbiamo valorizzare sempre di più i nostri prodotti, ma vede, la prima risposta che noi dobbiamo dare ai giovani perché si insediano in agricoltura è la redditività. Se c'è il reddito, i giovani vengono in agricoltura e quindi noi dobbiamo dare prime risposte a questa categoria importante come sono i giovani. Grazie direttore Antonini, adesso noi chiudiamo la nostra puntata e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, se per i trentini il problema sono gli orsi, per i veneti il problema continua ad essere il lupo e infatti l'agrifoglio di questo mese è dedicato proprio al lupo. Il dibattito è aperto. Perché se da una parte abbiamo speso dei soldi per introdurre il lupo e regolamentare così la presenza di cervi e cinghiali, dall'altra parte invece c'è chi vuole l'abbattimento, perché invece di cacciare spesso attacca bovini al pascolo e soprattutto greggi. Una soluzione sarebbe arrivata dal parco delle Dolomiti bellunesi, introducendo delle reti elettrificate proprio per tenere lontani i lupi. Mentre l'agrifoglio
avrebbe trovato un'altra soluzione. E quindi nella vignetta mi sono immaginato due persone che parlano tra loro e una chiede all'altro: avete risolto il problema dei lupi? E l'altro risponde: sì sì, l'abbiamo risolto. Ma con le reti? No, con il prosecco. E quindi mi sono immaginato un lupo e una pecora imbriachi che si abbracciano tra di loro. Con questa vignetta io vi saluto e vi do appuntamento all'ultima settimana di maggio. Ciao! Thank you.